Sesto scrive ci porta al pomeriggio di questa giornata che è diventata splendida. Per fortuna, perché stamattina pregavamo che non piovesse. E perciò adesso andiamo a conoscere tutti quegli scrittori se stessi che hanno accolto l'invito e ci racconteranno dei nuovi libri. Sei pronto? Ah sì, Elios, da lì seduto, stiamo arrivando. Sì, veniamo anche da te, Elios. Ecco, cominciamo con Francesco Stellato e la rosa gialla. Francesco Stellato nella vita tecnico di fisica sanitaria. Di fisica sanitaria. Detto che lo prendiamo per buono. No, nel senso che già questo incute timore. Abbastanza. Francesco. E questo sì. È un giallo. E questo sì, è un noir. Sì. È un noir. Non lo so che cos'è. Non ho ancora capito. Ma c'entra il tuo essere tecnico di fisica. Grazie per la fiducia, sì. Ma non ho studiato così tanto. Allora, ci sono due gang rivali. Sì, ci sono due organizzazioni trafficanti d'armi rivali. C'è un documento segreto rubato. Non diciamo troppo. C'è una bambina che viene rapita. Perciò tre questioni da risolvere. Sì, intorno a questi punti cardini ruota tutti i colpi di scena, e tutti gli amori, tradimenti, inseguiti, inseguitori, sparatorie, proiettili, ruota tutto intorno a queste... E perché la rosa gialla? Cioè, rispetto a tutti... E se ve lo dico, poi... Perciò il libro dovete leggerlo, perché il libro è in biblioteca, è a disposizione del pubblico quando volete, ma Francesco Stellato è qui, li vende anche, quindi venite a trovarci, venite a comprarlo qui. Poi la biblioteca, oppure seguitelo, cioè oppure social, socialissimo, e via. Grazie Francesco. Un bocca al lupo per tutto, grazie. Mille Paolo Tedeschi, collega Paolo Tedeschi, ma anche scrittore, che ha scritto un libro, no, sarebbe troppo facile dire sulla prosesto, no. O sulla passione per la prosesto, in realtà è un po' di più. È un po' di più di un libro sulla prosesto, beh, nasce da lì, nasce dalla prosesto perché credo che attorno a calcio si possano raccontare un sacco di storie interessanti. E quindi si parte dalla prosesto, da un triennio in particolare, nel passaggio dalla Serie D alla Serie C, e in mezzo ci sono tante storie, perché il calcio è appunto una serie concatenata di eventi che raccolgono. Dimmi. Si evince nel titolo dove dice Odissea in un mare bianco-celeste. Odissea è un impegno. Non è un grosso impegno. Siamo a Passetto San Giovanni, ma abbiamo a pochi chilometri di distanza uno stadio come San Siro. E quindi uno potrebbe godersi il calcio. Invece chi segue la prosesto come me bisogna stare dietro. Vabbè, e quando c'è la Serie C. È tanta roba. Però questo non toglie che ci siano comunque delle emozioni vere legate al mondo del pallone. E quindi questo è sicuramente un libro sul calcio, ma è anche un elogio dell'amicizia. E quindi attraverso aneddoti, storie, racconti, parla molto della città e di come si vivono anche le emozioni all'interno dello stadio e nella nostra città, perché è un libro sestese al 100%. Fantastico, scritto da un sestese sulla squadra di calcio di Sesto, introdotto da un sestese, l'introduzione è quella di Alessandro Milan, perciò sestese, ragazzi, ce l'abbiamo in biblioteca. Potrei dire una cosa? Assolutamente sì. Che innanzitutto complimenti agli organizzatori di questa manifestazione, perché rende possibile a perché noi... Però la cosa seria è che ci dà la possibilità di farci conoscere sul territorio, perché noi siamo sestesi, scriviamo anche di Sesto San Giovanni, ma come facciamo a farci conoscere dal territorio? E questo è E allora posso dire anche di essere orgoglioso, perché è la prima iniziativa, la prima manifestazione di Sesto Scrive, e ve ne auguro e ce ne auguro tantissime. Sì. Però partecipare alla prima edizione per me è motivo di orgoglio. Fantastico. Quindi grazie mille. Anche Paolo per noi a essere nella lato organizzazione. Sì. Grazie. Grazie. Eccoci qua, siamo qui c'è il momento della poesia. Poesia. Io lo voglio ribadire. Una poesia particolare però. Sì, perché ci siamo poco fa, abbiamo fatto le nostre figuracce, IQ, clou, invece è...
Aiku, giapponese. Lui è il primo ferrato in materia. Quindi c'è e quando abbiamo bisogno di te. Partirei, mi scegli quello che secondo te è l'IQ di questa... di questo pomeriggio. Sì. Mi chiedi, ti chiedo, vabbè, sta leggendo uno. Allora diciamo che è quello. Allora potrei allora nella speranza di rivederci dopo, allora nella quinta stagione, la distanza tra me e te, sei autunni. A volte succede di dover dire addio per i motivi più vari a persone che ci furono care. La quinta stagione nella medicina cinese è il periodo che va dalla fine dell'estate all'inizio dell'autunno. La cito qui come metafora ad un auspicio, che si tratti solo di un momento di passaggio, un arrivederci in tempi migliori. Ci siamo detti tutto. Tanta roba, tanta roba. Perché? Allora, io ho letto che l'ispirazione viene da molto vicino, in realtà, sì. Non c'è bisogno di andare in Giappone per farsi ispirare, no, la poesia alla giapponese. No, allora, come scritto nell'introduzione, parte dal Giappone di qualche secolo fa, attraverso gli Stati Uniti, attraverso i poeti degli Stati Uniti, negli anni 50 del Novecento è stato portato appunto negli Stati Uniti e da lì è venuto qui e si è diffuso praticamente anche in Europa e suppongo anche in tutto il mondo. Per esempio in Giappone, a Tokyo, c'è il Mainichi che pubblica anche in inglese e pubblica haiku di autori di tutto il mondo. Ci auguriamo che il prossimo libro pubblicato da loro sia questo. No? Ah, una cosa che volevo dire è che, perché parla di sesto questo libro? Parla di sesto a partire dalle micro realtà, nel senso che si va in giro, si guarda in alto e va tutto bene, però qui io ho scritto proprio delle cose a chilometro zero, a millimetro zero certe volte, nel senso che la rosa, a volte gli animaletti fanno delle cose particolari per cui ti capita proprio di che arrivi nel momento giusto nel posto giusto. Ce n'è una, per esempio, che io mi ricordo che ero sul balcone della biblioteca di là e ho che riaprirà, ci stanno lavorando alla grande. E mi sono affacciata dal balcone dei bagni e ho visto proprio questa scena, scontro mancato, l'insetto proiettile, scontro mancato, l'insetto proiettile si scansa per tempo. È successo proprio questa cosa, in quel momento un signore stava andando per la sua strada, un insetto bello grosso stava, i due si sono scansati per un attimo e ognuno ha proseguito per la sua strada. Fantastico. Cioè, sì. Non c'è bisogno di andare in capo al mondo per trovare l'ispirazione. Sesto San Giovanni ispira, sì. E lo vediamo oggi con Sesto Scrive. Grazie mille. Patrizia Destro, Gli occhi dei bagolari, ovviamente lo trovate in catalogo della biblioteca. O qui adesso. Grazie. E se pensiamo alle esperienze, ci sono persone che ne portano tantissime. Da dove vogliamo partire, Alberto? Romana Prostamo, la stella che si suppone nell'oceano. Da dove arriva l'ispirazione? Di cosa parla il libro? L'ispirazione viene dall'aiutare gli altri, che è quello che io faccio da una vita. E visto che quando chiediamo alle persone di migliorare qualcosa di loro stessi o di imparare qualcosa dal loro dolore, può sembrare facile se è solo una parola. E allora io gli ho portato il mio di esempio personale attraverso la mia di sofferenza, per cui ci sono i miei primi 17 anni, che è bello spesso. Bello spesso. Sì, e questo fa vedere alle persone che in fondo si sa di che cosa si parla, no? Certo. Ed è un altro modo che si può uscire, si può andare oltre. Assolutamente sì. C'è sempre la speranza. E che non è quello. No. La sofferenza secondo me è una grande maestra. Sì. E dentro ha tantissimi insegnamenti. Bisogna solamente ascoltarla. Come tante cose vanno ascoltate, anche la solitudine ci parla, la malattia ci parla.
Che... La stella che si tuffò nell'oceano, ma si è spenta o ha illuminato? Ha illuminato, ma non solo ha illuminato. Come per noi che interagiamo, ci connettiamo, quello che posso darle del tuo, quello che tu mi dai, io lo prendo e io ti restituisco qualcosa di mio, ed è sempre una connessione continuamente in movimento. Una stella illumina il fondale, ma il fondale che cosa fa? Illuminando con i colori illuminati li restituisce la stella. E non è così un arricchimento di tutti? Assolutamente sì, cioè, assolutamente sì. Elios, cosa ti stai perdendo? Sì, infatti, da lì seduto, da lì, ma seduto, pensa un po', vieni qua con noi, vieni qua con noi. Esatto, che ci stiamo prendendo anche un bel pomeriggio di sole. Ci vuole il sole, adesso non tanto, ma va bene. Dai. Romana Prostamo, la stella che ci tuffò nell'oceano, l'ho trovata in biblioteca e qui adesso, a Sesto Scrive. Perché siamo partiti da una panchina per arrivare qua da Giuseppe Selvaggi ex dirigente bancario, ma e con la passione per la scrittura, e soprattutto una scrittura che tende a non esaltare, come dobbiamo dire, il personaggio che scrive, ma soprattutto a valorizzare i diversi incontri. Appunto, partendo dalla panchina. La panchina è quel luogo, soprattutto quella della metropolitana, dove nella velocità di una città metropolitana si incrociano, senza mai effettivamente conoscersi, una umanità diversa. Nella mia pagina social, che è Volti della Metropoli, l'immagine di copertina è uno scatto fatto con il telefonino ai piedi in movimento. Questo perché? Perché la città metropolitana comporta non l'isolamento, ma una sorta di percezione del passaggio umano attraverso il movimento dell'aria. Allora, Tempo Pittore, perché questo titolo? Non è il libro che ho scritto l'altro ieri, ma molto più tardi dell'altro ieri, anche perché io ritengo che alcuni tipi di scritti non abbiano una scadenza temporale, non sono libri sull'attualità. E quindi se si trattano temi universali, oltretutto questo è un libro che è metà prosa e metà poesia. Scoprendomi anche poeta, e devo dire con un certo apprezzamento. L'apprezzamento nasce soprattutto da me stesso. Quando mi rileggo, perché io dimentico quello che scrivo, sinceramente, quando mi rileggo, francamente, mi è capitato una volta di dire: ma bella, perché non avevo letto, insomma, chi è che l'aveva scritto. Ma al di là di questa, che può sembrare una sciocchezza, una trovata così. Tempo Pittore nasce da un'espressione seicentesca che sta a significare in sostanza quella patina che si crea sulle opere d'arte del passaggio del tempo, per cui il passaggio del tempo diventa nella vita di ciascuna persona un'opera d'arte. Beh, insomma, possiamo lasciarci con una metafora, no? Sì, certamente, la metafora è tua. Panchina dalla banchina, cioè nel senso che si osserva per poter poi arrivare a concretizzare con parole, emozioni, sentimenti, con prosa e poesia, quello che è Tempo Pittore. È perfettamente così. Giuseppe Selvaggi, Tempo Pittore, lo trovate qui e in biblioteca. Perché se sto scrive cammina, gira, certo, e adesso si è fermato in un si è fermato, credo, all'unico saggio che abbiamo, un saggio un po' particolare, però nel senso... Sì. Cominciamo, facciamo in ordine. Piacere di conoscerti. Piacere. Te l'ho detto così e poi sapendo di chi si tratta. Non esatto. Da Garroni, piacere di conoscerti. È un saggio sui cani scritto in maniera un po' ironica, però. Perché io l'ho letto, soprattutto ho letto il mio cane, ovviamente. Fa sorridere, ecco. Non è un saggio verboso. No, perché io trovo che i cani siano molto divertenti. Assolutamente sì. E anche solo guardare i cani e osservarli può essere molto divertente. Assolutamente. Quindi ho preferito questo stile. Qual è la razza più divertente e quella meno divertente? Allora, che domanda. Allora, voi dovete sapere, prendiamo che posizione. Se, anche se io ho scritto un libro sulle razze, io sono fan degli incroci, dei metici, dei cani di canile. Quindi per me sono loro lì dentro in un canile, voi trovate sia il più simpatico sia il meno simpatico. Detto questo, ci sono delle razze magari più socievoli e delle meno socievoli, quindi forse così ti vengo un po' incontro, intesa come simpatia, come socialità, capacità di socializzare. Allora, forse quello meno socievole è l'Akita Inu.
giapponese, essendo giapponese, capite, allora, è molto riservato. Arriva dalla... Ma perché lui è molto riservato, quindi non gli piace particolarmente socializzare. Fra le razze più socievoli e quindi che risultano più simpatiche e anche più comprensibili ci sono i retriever, il golden e il labrador. Ci giochiamo facile. Giochiamo facile, il mio. Potevo arrivarci anch'io, senza aver fatto gli... perché li vedi, sono... Li vedi, ti sorridono anche se non hanno l'espressione. Sbavano. Giocano. Tantissimo. Niente, nel senso che avrei un'altra domanda se non vi... Qual è il rapporto che bisogna avere con i cani? Ma che sia un rapporto dove il cane stia bene e non dal punto di vista di chi ne usufruisce la bellezza e la compagnia. Molto interessante, perché c'è sempre questa cosa un po' di utilizzarlo, cane, no? Di utilizzarlo per la caccia, per la guardia, ma anche per farsi belli o per apparire, quindi questo dal punto di vista estetico. Il rapporto migliore è conoscerlo, cercare di conoscerlo e riconoscerlo come individuo, quindi non da quello che io penso che lui debba essere. Per esempio, è vero che i labrador sono sempre simpatici, molto spesso simpatici, ma se io trovo un labrador che non è particolarmente simpatico, non è malato, è semplicemente il suo carattere e la sua personalità. Quindi il primo pezzetto è riconoscere l'altro, vedere l'altro come individuo. Se poi però viviamo in città, mi raccomando, la responsabilità, cioè bisogna essere responsabili del proprio cane. Perciò consigliamo a tutti di... Piacere di conoscerti, Elena Garroni, in biblioteca, e guinzaglio sempre allacciato, e raccogliete la cacca, mi raccomando. Gabriel Sternberg, pseudonimo ma non diremo di quale nome, il cervo sulla statale, è ambientato a Stoccolma. Perché Stoccolma? Ma in realtà è ambientato a Stoccolma, ma sarebbe potuto essere ambientato in qualsiasi altro luogo, perché è un libro che sostanzialmente è dentro la testa del protagonista, che diciamo, ha una fervida immaginazione. Diciamo che succede forse quello che succede un po' a tutti noi quando camminiamo per strada o magari prendiamo i mezzi pubblici o siamo in fila al supermercato, cioè incontriamo persone che non conosciamo e magari già solo dal loro atteggiamento, dalla loro postura, dal loro aspetto fisico ci fanno pensare a che persona potrebbe essere, che vita potrebbe condurre, no? E questo libro, diciamo, è un'estremizzazione di questo concetto. Sostanzialmente questa persona si trova in una stanza chiusa con della gente che non conosce, in una riunione condominiale, e inizia a immaginare la vita dei vari condomini, quindi dei suoi vicini di casa, nuovi vicini di casa. Diciamo, questa cosa però prenderà un po' il sopravvento nella sua fantasia, quasi che leggendo il libro non si riesce più neanche a capire qual è la realtà e qual è la sua immaginazione. Ma tu il cervo perché immagini essere quello che più si avvicina a questo contesto? Tu lo definisci un metaromanzo, esatto. L'hai spiegato ed è perfetto. Sì. Com'è il cervo? No, il cervo in realtà, il titolo prende spunto da un episodio che succede, diciamo, nel libro, quindi lo trovavo anche una bella immagine per descrivere l'effetto surreale della storia. Perfetto. Perciò qui ringraziamo Gabriel Sternberg in biblioteca, qui adesso con noi Elios. Devi venire a comprare il libro. Corri subito. E ci vediamo. Fra poco. E siamo qui con Alberto Piazzi con Amleto 44. Il titolo ha un senso, perché è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e perché il protagonista mette in scena, ma c'è una storia dietro, ce la vuole raccontare? Sì, ovviamente, senza svelare troppo. È una storia che si ispira ad una storia vera, di una persona che si chiamava Ermenegildo Belotti, che è stato una spia dei servizi segreti inglesi a Sesto San Giovanni, e negli anni 80-90 ha raccontato molto di sé. E quindi a distanza di 20-30 anni ho cercato di recuperare i ricordi e di trasformarli in romanzo, quindi ho cercato di dire tutte le cose che lui mi aveva detto e raccontato
nel 1944, quando lui ha operato per informare i servizi segreti inglesi le zone di Sesto che dovevano essere bombardate. Quindi, insomma, stiamo parlando di temi non da poco, temi sestesi proprio, veramente sestesi. Alberto Piazzi non è nuovo ai romanzi, perché abbiamo svariati i suoi romanzi in biblioteca. Sì, c'è, sono Mattia Scalacì che racconta invece che è un romanzo ambientato sempre a Sesto San Giovanni, però negli anni 70-80, quando Sesto era tutt'altro, c'erano le fabbriche, c'erano i circoli, tutto era meglio, meno una cosa, che era l'ambiente, e l'aria era irrespirabile. Il paradosso è adesso che è una città un po' più triste, senza fabbriche, senza circoli, senza gente sui marciapiedi, però c'è questo paradosso che l'aria non è perfetta, ma è molto meglio. Si respira un po' meglio. Esatto. Ma Amleto 44, perché c'è un dubbio amletico che vogliamo lasciare in giro, oppure diciamo che il racconto risolve un po' di dubbi? No, perché quando io mi sono documentato, ho letto tutti i giornali sestesi della zona dell'estate del 44. Penso che sono l'unico del mondo di aver letto dalla prima all'ultima pagina. E la cosa che mi sorprendeva nel 44, che c'erano bombardamenti, morti, sangue, funerali, quindi un anno terribile, però le madri cercavano di dare una vita normale ai propri figli. C'era una lotta delle mamme di voler mettere in piedi alla rondinella una colonia estiva dove portavano i bambini e dove il cinema funzionava, no? I teatri funzionavano. E questo l'ho scoperto nella preparazione di questo libro. Quindi ho voluto raccontare da una parte questo anno terribile e dall'altra parte questo sforzo che facevano le persone di mettere in piedi una pièce teatrale che era l'Amleto al Cinema Teatro Elena Pellicino. La ricerca di normalità in anni che non c'era. In anni che la normalità non c'era. Esatto, il paradosso che ho scoperto nella documentazione. Grazie, quindi Alberto Piazzi, Amleto 44, in biblioteca. Donatella Rana, Parole d'amore in anni di guerra. Di guerra. Certo che l'esperienza nelle scuole con ragazzi, con teenager, di amore se ne è parlato anche dopo. Sì, questo sicuramente, però mi sembrava intanto bello parlare appunto di una storia d'amore che è quella tra i miei genitori, perché io ho ritrovato questo carteggio molto imponente, perché sono più di 800 lettere scritte dal 39 al 43, e quindi il titolo mi è venuto subito: Parole d'amore in anni di guerra. Quindi un genere, proprio un romanzo epistolare come si usava un tempo. Ho fatto una cernita ovviamente delle lettere, si parla d'amore. Sicuramente il sentimento è sempre lo stesso, le modalità erano molto diverse rispetto all'oggi, anche le modalità di comunicazione, perché non c'erano i media, non c'era il telefono, non c'erano i cellulari, si aspettava magari una lettera 10-15 giorni prima che venisse recapitata, perché mio papà era prima militare poi al fronte e mia mamma lavorava a Sesto e viveva da Sesto. La cosa che mi ha... io l'ho leggiucchiato qua e là. La cosa che mi ha colpito è che non si nasconde ad un certo punto anche una mezza crisi, delle incomprensioni, cioè non era tutto rose e fiori, non è proprio com'è l'amore, cioè ad un certo punto le incomprensioni vengono fuori. Infatti a me è sembrato che avessero comunque un rapporto direi moderno, perché appunto si dicevano le cose e c'erano crisi di gelosie, paure, ansie, quindi in questo senso l'amore davvero è eterno, ha una voce non varia, no? Come dire, e mi sembrava per l'epoca un rapporto senz'altro, ecco, moderno, interessante. E poi c'è la guerra, e poi c'è la guerra. Quindi un romanzo epistolare, ma un romanzo, cioè si legge come un romanzo, davvero godibile. Donatella Rana, Parole d'amore in anni di guerra.
Beh, lo diciamo, abbiamo chiuso, è stata una giornata mozzafiato, bellissima, con sguardi interessanti, con parole spese divertenti e di senso emozionanti. Perciò, insomma, la qualità c'è. Certo. Gli sestesi sanno scrivere. E si vede. Cercheremo di tutti gli anni di portare un piccolo contributo mettendoli, come si dice, in piazza, proprio perché c'è necessità di conoscere chi si impegna e fa cose anche meravigliose. Benissimo. Elios, vi diamo appuntamento al 2025 con Sesto Scrive. Ciao. Ciao.